Lunedì 24 agosto 2020 nella sala Borselli dell'Auditorium al Duomo di Firenze si è conclusa da pochi minuti l'inaugurazione della quinta ed ultima mostra della grandiosa rassegna del post coronavirus promossa dalla Fondazione Romualdo Del Bianco con l'Associazione Toscana Cultura, una mostra che ha consentito a ben 250 artisti provenienti da ogni parte della Toscana di esporre 700 opere dall'inizio del mese di luglio fino alla prima settimana del mese di settembre. Siamo a me c'è la dottoressa Daniela Macri che oggi ha portato il saluto del presidente Paolo Del Bianco che è in Versilia, ha molti impegni, aveva promesso di venire ma probabilmente questi impegni non gliel'hanno consentito, però il suo staff è nutritissimo. Quest'oggi la dottoressa Macri a portare il suo saluto e soprattutto pochi minuti fa, oltre a portare il saluto del presidente agli artisti che espongono, ha ricordato come la Fondazione Del Bianco e il movimento Life Beyond Tourism abbiano concesso agli artisti partecipanti a questa grande kermesse espositiva di accedere alla piattaforma internazionale gratuitamente per tutto il 2020 e per l'intero anno 2021. Quindi è stato veramente una rassegna che ha ottenuto gli scopi che si era prefisso il presidente. Ricordiamo che gli artisti hanno potuto esporre quasi gratuitamente, si sono accollati solo le spese di sorveglianza che erano obbligatorie per le norme anti-Covid, ma la Fondazione ha messo gratuitamente a disposizione questi ambienti e il personale, ovviamente lo staff che fa da corredo a questa struttura che si trova in via Ceretani, quindi nel cuore del centro di Firenze, a pochi metri dal Battistero. Allora Stefania, vogliamo ricordare magari telespettatori e artisti che non hanno partecipato a questa rassegna oppure che hanno partecipato ma oggi non hanno potuto venire, non sono potuti venire alla Sala Borselli, cosa dovranno fare per accedere alla piattaforma? Certo, allora la Fondazione Romualdo Del Bianco e il movimento Life Beyond Tourism, permettimi Fabrizio di dire che sono felicissimi di essere accanto al mondo degli artisti, soprattutto in questo periodo abbastanza incerto. È per questo motivo che abbiamo creato una piattaforma all'interno del movimento Life Beyond Tourism, della nostra piattaforma abbiamo creato una sezione dedicata completamente al mondo degli artisti, al mondo dell'arte. E www.lifebeyondtourism.org. Gli artisti possono entrare aderendo al progetto Art in Our Heart Web, che dà loro la possibilità di usufruire dei servizi di visibilità territoriale, nazionale e internazionale ed entrare in un circuito che conta oltre 15.000 utenti in tutto il mondo. Per fare tutto questo è molto semplice, basta andare nella sezione Register Now, scegliere il profilo artista e seguire le istruzioni. Gli artisti hanno la possibilità di creare una propria pagina che verrà veicolata in tutto il mondo attraverso i nostri canali online, ma anche attraverso dei servizi dedicati, servizi stampa, servizi che si avvalgono dei social media e di tutte le tecnologie che il mondo del web mette a disposizione per avere una massima visibilità e cercare di tutelare e valorizzare quelle che sono le attività dei nostri artisti in tutto il mondo. Però ricordiamo Daniela che chi verrà a visitare anche la mostra potrà trovare sempre qui un'assistenza da parte di un incaricato di Life Beyond Tourism e quindi avrà la doppia opportunità di visitare la mostra e di avere informazioni e magari scegliere di accedere alla piattaforma. Quindi il primo consiglio che diamo è proprio quella di venire qua nella sala Borselli dell'Auditorium al Duomo a visitare la mostra.
potrà essere fatto, questo se mi ridai il microfono perché dobbiamo mantenere le distanze, fino al giorno Lucia Raveggi, Presidente dell'Associazione. La mostra rimarrà aperta fino al 6 settembre, l'orario d'apertura è dalle 16.30 alle 18.30, dove i visitatori troveranno Silvia, qui, Silvia Baldacci. Che è Baldacci. Ora va bene, è un personaggio ormai familiare per i nostri telespettatori. Che è socia di Toscana Cultura e tutti i giorni sarà qui a misurare la febbre, prendere i dati, tutto quello che è necessario per il necessario COVID. E obbligatorio. È obbligatorio rispettare per mantenere. Volevo fare un ringraziamento speciale al Presidente del Bianco che in conclusione della quinta mostra, ringraziando veramente per lo spazio che ha potuto dare a nome mio di Toscana Cultura e a nome di tutti gli artisti che ci ha dato questa possibilità e a tutto lo staff dell'Auditorium al Duomo, a Dario, Cristiano, tutti quelli che ci sono stati vicini nel periodo del montaggio delle mostre e dell'accoglienza. Allora passiamo anche a Silvia, come sono stati questi due mesi? Tu sei un'artista e quindi hai avuto modo anche di incontrare altri tuoi colleghi che magari conoscevi e non vedevi da tempo oppure non avevi mai prima avuto l'opportunità di conoscere. Sì, ho avuto l'opportunità di trovare anche tanti nuovi artisti e quindi di poter scambiare due chiacchiere e potermi anche confrontare proprio come artista. E ora questa è l'ultima che ci sarà e anche a questa vale la pena venire a vederla perché c'è dei quadri molto interessanti. E mi trovate qui tutti i pomeriggi dalle 4:30 alle 6:30, tranne il martedì che siamo chiusi. Vi aspetto. La mostra, così come la prima che ha aperto questa rassegna, la mostra di quest'oggi è stata presentata al pubblico dal professor Ugo Barlozzetti che dopo l'apertura dell'inizio di rassegna oggi ha tirato un po' le conclusioni di questa lunga estate artistica fiorentina, due mesi ininterrotti di mostre, 700 opere di arte contemporanea, 250 artisti che grazie alla fondazione e al suo presidente hanno potuto esporre in un luogo prestigioso del centro di Firenze. Questa è già un'opera benemerita, far vedere tante esperienze, la maggior parte delle quali legata alla pittura e la pittura, un po' di fotografia e la scultura, oltre che alla grafica, esperienze che al di là degli stessi operatori sono importanti per mettere a contatto il pubblico con la realtà del fare e delle esperienze senza tutta quella dimensione che rende molto difficile oggi entrare in rapporto con tante opere di artisti che non sono immediatamente legati a una facilità di rapporto con il pubblico. Quindi è un'operazione benemerita sui due fronti, e anche perché dal
qualità di alcuni di questi personaggi possiamo cogliere degli elementi che fanno capire un po' il senso e il rapporto con il territorio, la ricchezza di tanta ricerca per quanto riguarda le tecniche della comunicazione visiva, dagli artisti che sono immediatamente legati al loro impeto del fare, a personalità che si sono formate attraverso anche un curriculum abbastanza complesso e strutturato, quindi abbiamo questo rapporto abbastanza ricco, complesso e naturalmente attraverso il primo impatto con alcune di queste personalità nasce la necessità di approfondire, di vedere meglio e di incontrarsi anche con i diversi ambienti dove le opere vengono fatte, e quindi c'è tutto un tessuto che Fabrizio riesce a cogliere di rapporti con il territorio, di rapporti con le personalità, di rapporti con le storie umane, che sono anche questo un elemento importante per capire il rapporto che si stabilisce tra le opere e la loro realizzazione.